tutti amici di Automoto.it e ben trovati. Ben Sulayem è diventato il presidente della FIA, succede a Jean Todt, è un personaggio che in realtà avevamo già conosciuto e apprezzato per il mega botto che aveva tirato a bordo della Renault di Formula 1, ma in realtà oltre ad essere un grande appassionato è anche una persona che comunque di auto è molto competente. Paolo Ciccarone, com'è in diretta telefonica, ha già avuto occasione comunque di incontrarlo al Gran Premio di Abu Dhabi, proprio perché lì, Paolo, c'è stata una sorta di passaggio di consegne. Il passaggio di consegne è avvenuto una settimana prima a Jeddah, Sì. l'ultima gara in cui Jean Todt si è presentato, e c'era anche Mohamed Ben Sulayem come candidato, ma c'era anche Graham Certo. Stoker, che era l'avvocato inglese che così si contendeva il titolo di presidente della Federazione Sì. Internazionale dell'Automobile. Poi gli equilibri si sono spostati e c'è da dire che il punto di svolta è avvenuto proprio grazie, tra virgolette, al tradimento degli Automobile Club inglesi nei confronti di Graham Stoker, che era il loro candidato. La rivolta è stata capeggiata da David Richards, che è il grande artefice della Pro Drive, quindi chi se lo ricorda, con Aston Martin, Subaru, anche la gestione del team Benetton Formula 1 al posto del Briatore, tanto per dire un pochino chi era David Richards, più gli Automobile Club locali. E il messaggio era forte e chiaro: se gli inglesi e i britannici voltano le spalle al loro candidato, evidentemente c'è qualcosa che Certo, non ritorna. E non tra l'altro quadra. Stoker era un po' il candidato in pectore di Jean Todt, che vedeva in lui la continuità di un certo tipo di politiche federali per quanto riguarda lo sport e per quanto riguarda la sicurezza stradale. Invece Mohamed Bin Sulayem, che non è l'ultimo arrivato, ma ha vinto 14 campionati regionali di rally, quindi quando parliamo di campionati rally regionali vuol dire che, insomma, non c'è soltanto Certo. Dubai dove risiede, dove è nato, ma parliamo di tutta la regione Medio Oriente, quindi India, Africa, quindi un continente abbastanza ampio, e quindi, anzi, da quel punto di vista i campionati regionali vinti da Sulayem valgono più di un campionato europeo, per dire un pochino il Certo. tutto. Magari le qualità dei piloti, delle auto sono diverse, però insomma si è presentato con le carte in regola. Però Paolo, il Passione botto che ha grande. tirato con la Renault di Formula 1 è straordinario, va detto. Ma sì, quello può capitare, dimostrazione di quanto fosse difficile guidare una macchina di Formula 1 anche per un pilota esperto, perché in fin dei conti non è l'ultimo arrivato Bin Sulayem. E se ci hai fatto caso, in tutti questi anni Todt si è guardato bene dal guidare una Ferrari Formula 1, Direi. nonostante le avesse a disposizione. E quindi ci aveva provato in quella gara d'accelerazione all'aeroporto, aerodromo, come si chiama quello di Dubai, che tu conosci bene perché ci hai anche girato, e quindi gli è partita la macchina, una Renault Formula È 1 andata molto dell'epoca male, diciamo, Briatore. ecco. Esatto, però lui aveva già nel 1981 contribuito alla realizzazione del primo Gran Premio di Formula 1 a Dubai per festeggiare i 10 anni dell'indipendenza degli Emirati. Quindi una tradizione che prosegue da tempo, ma soprattutto l'arrivo di Ben Sulayem come presidente della Federazione Internazionale sposta un equilibrio geopolitico in maniera molto netta, Infatti. perché finora la federazione è sempre stata appannaggio o di francesi, ricordiamo Jean-Marie Balestre, Sì. e appunto O Jean di Todt, inglesi. oppure di inglesi come l'avvocato Mosley, il presidente Mosley. Per cui c'è questa interruzione, questo baricentro del mondo dell'auto che si sposta in una regione medio orientale dove hanno soldi, voglia, passione, capacità di investire, e naturalmente coinvolgerà anche altre passioni e altre nazioni là vicine. Però Certo. c'è sempre un però. Se andiamo a vedere un pochino chi è che fa parte del suo staff, vediamo che alla vicepresidenza salta fuori un nome molto noto, Fabiana Ecclestone, che è l'avvocato, moglie di Bernie Ecclestone, brasiliana, che tra l'altro ha curato i rapporti tra la Formula 1 e il contratto del Gran Premio San Paolo, si è occupata di altri contratti di Formula 1, e più la presenza di altri personaggi di spicco. Quindi una presidenza medio orientale con un principe, diciamo così, di Dubai, ma con una grossa mano di uno staff inglese che fa riferimento a una vecchia gestione Formula 1, perché è chiaro che Fabiana Ecclestone, con altri che fanno parte del boarding, stanno spostando gli equilibri e il baricentro verso un certo tipo di politica che evidentemente Graham Stoker, che era inglese anche egli, non garantiva, e questo ha provocato una certa reazione. E quindi credo che avremo un'immagine di un presidente che dovrà
pulire quella che è la reputazione della FIA, perché quello che è successo negli ultimi Gran Premi, soprattutto quest'anno in Formula 1, ha gettato molte ombre sulla gestione delle gare, dei commissari, Certo. e quindi dovrà creare, tra virgolette, una sorta di verginità e dare attendibilità a quella che è la Formula 1. Tieni presente che succederà qualcosa di molto importante alla fine del 2022, ovvero tutto lo staff tecnico che fa capo a Liberty Media scompare, perché sparisce Ross Brawn, se ne va via Pat Simmons e tutto lo Ok. staff E dove tecnico vanno? andrà a far parte dello staff tecnico della FIA e sarà comandato da Nick Tombasis, per cui Nick Tombasis allargherà il proprio, diciamo, plateau, il proprio piatto di consulenti e di tecnici Ex Ferrari. con tutti questi innesti che arriveranno da Liberty Media. Quindi Liberty non avrà più voce in capitolo per quanto riguarderà regolamenti, sviluppi e indirizzi tecnici, come ha fatto invece finora Ross Brawn con Pat Simmons, e tutta la responsabilità cadrà nelle mani della FIA. Però la FIA in questo caso sarà presieduta da Ben Sulayem, che al suo fianco ha un supporto inglese. E quindi io mi dico, che cosa succederà? Tieni presente che il Gran Premio Jeddah è stato organizzato da uno staff britannico, le società di gestione sono britanniche, stessa roba anche ad Abu Dhabi, in Bahrain. E in Qatar invece c'erano degli spagnoli che erano un po', come si dice, la coda, della torna, che aveva già organizzato i Gran Premi lì, e quindi in qualche modo si sono affidati è una struttura che Sì, già. aveva già esperienza in loco, però anche lì, insomma, c'è un baricentro che si sposta ufficialmente in Medio Oriente, però in realtà c'è una grossa mano di inglesi che stanno riprendendo in mano il pallino e stanno riprendendo in mano la gestione di quella che era la Formula 1 di una volta. Per cui sono curioso di vedere che cosa succede, soprattutto con le politiche di Jean Todt. E qui si apre un altro capitolo. Perché, come avevamo già detto in tempi non sospetti, Jean Todt è diventato presidente onorario della FIA, quindi avrà un ruolo di ambasciatore all'ONU per quanto riguarda la sicurezza stradale, per quanto riguarda le politiche di viabilità e sostenibilità, e si interfaccerà all'ONU con i ministri dei trasporti delle varie nazioni. E quindi è un ruolo di immagine, di prestigio di altissimo livello, al quale viene abbinato anche l'associazione medica presieduta dal professor Gérard Sainlante, che si occupa di Sì. malattie spinali e Che ha cose preso di in questo cura anche genere, Schumacher, eccetera, eccetera, certo. esatto, all'ospedale Salpêtrière a Parigi. Quindi un ruolo ben definito, in cui anche il vicepresidente, il nostro Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, entra a far parte nel boarding delle vicepresidenze dello staff onorario, della federazione, e quindi da una parte un ruolo onorario che si interfaccerà con governi, ministri e nazioni, e dall'altro un ruolo un pochino più operativo, più esecutivo, gestito direttamente da Ben Sulayem con i suoi uomini, che ripeto sono tutti inglesi per la maggior parte, e quindi mi aspetto delle aperture verso nuovi Gran Premi, verso nuovi scenari, ma sempre nell'ottica di una certa continuità. E non è un caso che Herman Tilke, è presente il costruttore di autodromi tanto caro Bernie Ecclestone, ecco, bazzicava allegramente a Jeddah dove ha fatto il tracciato, bazzicava allegramente ad Abu Dhabi dove ha fatto il tracciato, ma le modifiche le ha fatte il nostro Zaffarelli. E quindi ho l'impressione che, come anche nel nuovo impianto di Riyadh, anzi a 40 km da Riyadh, Al-Qiddiya, un impianto mega galattico da quasi 8-9 km con una serie impressionante di curve, sovrapassi, roba del genere, risposti nuovamente il baricentro in quello che era stato un po' la gestione di Bernie Ecclestone prima che intervenisse Liberty Media. Questa è un po' la sensazione, per cui vedremo un po' cosa Però Paolo, succede e scusami, vedremo un po'. c'è anche un discorso da fare, che la FIA non è solamente Formula 1, come dici tu, è anche sicurezza stradale, ma è anche, diciamo, un po' una direzione di quello che è il mondo dell'automotive, no? Quindi il fatto che sia un arabo, mettiamola così, il presidente della federazione, secondo te può anche avere spostamenti di equilibri rispetto diciamo, all'automobile cinese, tutte queste cose qui? E quindi anche all'auto a batteria, oppure è qualcosa che, cioè, è stato messo lì per caso, o questa cosa qua ha qualcosa a che fare, secondo te? Secondo me ha qualcosa a che fare per una ragione molto semplice, perché abbiamo di fronte dei mercati che sono in crescita, quello degli Emirati, dell'Arabia Saudita, soltanto su Jeddah c'è un piano di investimento
mette da 20 miliardi di dollari, è solo su Jeddah, non parliamo di tutta la nazione, attenzione, cioè, e quindi c'è un piano di mobilità completamente da inventare. Noi in Europa abbiamo un sistema viario che ormai è radicato, siamo tradizionali sulla benzina, siamo tradizionali sul gasolio, adesso abbiamo introdotto l'ibrido. In quelle regioni, India, Cina, non hanno avuto la progressione che abbiamo avuto noi, quindi passare da zero ad un piano superiore, tipo la mobilità full electric, a loro non costa come transizione quello che potrebbe costare a noi in Europa. Perché è E tutto da fare, quindi se dici, hanno perché la tanto è tutto da capacità di fare poter. comunque, quindi. Eh sì, dovrebbero partire da zero in ogni caso, zero per zero, tanto vale che partano con qualcosa di nuovo. Quindi i primi passi li hanno fatti in India, che è uno dei principali mercati, per quanto possa sembrare strano, però sono sempre 1 miliardo 200 milioni di persone con oltre 250 milioni di ricchi. Ecco, 250 milioni di ricchi sono praticamente quasi tutta l'Europa con un reddito superiore di 4 volte al reddito medio del più ricco europeo. Questo per far capire cosa succede da quelle parti. E ti dico, avendo il potere politico, avendo anche una federazione che possa indirizzare in una certa direzione, io credo che potremmo risentire di alcuni effetti che già adesso cominciano a farci preoccupare su quelli che sono gli scenari futuri. Ascolta una cosa, poi ho visto anche, leggevo che Ben Sulayem comunque già, diciamo, sta facendo qualcosa da presidente, tra virgolette, si è incazzato, consentimi il termine, con Lewis Hamilton perché non si è presentato alla cerimonia di premiazione dei campioni. E quindi ha detto che gliela farà pagare in qualche modo, che comunque insomma vuole, che non gliela fa passare liscia. Secondo te il rapporto tra i due come sarà? Il rapporto sarà ottimo perché un presidente che arriva e che vuole ribadire il rispetto delle regole, la regola dice che i primi tre sono obbligati a presentarsi alla premiazione ufficiale ed Hamilton non si è presentato, Bottas sì, per cui se la regola dice che il pilota deve presentarsi, ovviamente la regola va applicata e quindi in un presidente che deve far partire il suo mandato con il rispetto delle regole, credo che la prima cosa che faccia sia applicare il regolamento, quindi non ci vedo niente di strano, ma Lo d'altronde lo baratterà con un sapevano corso di anche i guida di Formula 1, Mercedes, secondo me. ma probabilmente lo utilizzerà come testimonial da qualche Sicuro, sì. parte per la sicurezza o per altri temi, perché non dimentichiamo che nella regione, in Arabia Saudita, soltanto 3 anni fa hanno concesso alle donne di poter prendere la patente. 3 anni dopo la testimonial era Rima Al-Zufali, che è praticamente quella che corre in 7 macchina in Formula 3 in miliardi. Inghilterra, che si è esibita con una Williams Formula 1 ed è stata portata avanti come testimonial dell'innovamento, del cambiamento della politica dell'Arabia Saudita. Quindi questo per far capire che lo sport, soprattutto l'utilizzo delle donne come biglietto da visita, serve per sdoganare determinate cose, quindi anche a livello politico c'è un discorso di immagine dietro molto forte. Hamilton non ha rispettato la norma che impone al pilota di presentarsi. Infatti, se ci è fatto caso, la Mercedes non si è presentato Toto Wolff, però è andato James Allison a ritirare il trofeo del Mondiale Costruttori. E quindi in questo momento, nonostante il Mondiale vinto da Verstappen, dal punto di vista comunicazione, di che cosa stiamo parlando? Del possibile ritiro di Hamilton, quindi un modo per togliere la scena mediatica al campione del mondo che fa capire tante cose. Sì, poi vediamo se si ritirerà, però ti dico, anche a me avrebbe demotivato un finale di stagione come quello lì, Paolo, perché poi adesso diciamoci la verità, Ma a chiunque, ha condotto a la gara per tutta la chiunque. gara e poi ti fregano a due giri dalla fine con una safety car dubbia, quantomeno dubbia, nella gestione, non nell'entrata della safety car, ma nella gestione di tutto quello che è successo, insomma, non lo so. Ma vedi, a questo punto sono curioso di sapere come faranno a sostituire Masi, il direttore di gara, e che soluzione troveranno. Mettono Herbert, hanno Quindi detto, mettono Herbert Stohr. beh, ci potrebbe stare, Sì, ci ma è un male potrebbe poi stare, sì. DNA, quindi su questo non ci piove. Ecco. Per cui c'è qualcosa da capire come si evolverà, ma d'altronde saranno di quelle cose che capiteranno a porte chiuse e verrà dato l'annuncio soltanto magari in prossimità della prima gara di stagione. Va bene, Paolo, senti, grazie intanto, poi vedremo un po' gli aggiornamenti, insomma, di Ben Sulayem, a cui Sì, ci aggiorniamo. chiaramente auguriamo un grande lavoro. Mi sembra che già la determinazione sia quella insomma, di far rispettare le regole, di rendere la FIA comunque dare continuità come porto sicuro di regole sicure, anche se poi in realtà in Formula 1, insomma, abbiamo visto delle cose un po' particolari, ma insomma la FIA Vabbè. con la Formula 1 c'entra, ma non è colei che decide
come gestire la safety car, ecco, quello non è. Però comunque insomma credo che potrebbe fare un bel lavoro e sono molto curioso anche di vedere come un presidente di una federazione così importante, che chiaramente detta le regole macro anche o comunque contribuisce a dettare le regole macro del mondo dell'automotive che noi viviamo, non solo nel motorsport ma anche nel prodotto di serie, insomma possa, cioè sono veramente curioso di capire cosa farà e come si muoverà poi di conseguenza anche tutto il resto, l'area cinese, l'area americana, eccetera, eccetera. Per cui sono molto curioso, ecco, mettiamola così. Sì, tieni presente una cosa: in Italia abbiamo 40 milioni di veicoli. L'Automobile Club d'Italia è uno dei più vecchi a livello storico di esperienza. Abbiamo costruttori, case, autodromi e tutto il resto. Beh, è stato eletto presidente uno di una nazione di 16 milioni di abitanti dove c'è un autodromo, lo usano soltanto poche volte Lo all'anno. so, però c'è tanto Con una petrolio, Paolo. mobilità che Quella è la vera verità. Esatto, ecco, questo per far capire che cosa succede. Tanto Vediamo, petrolio, sono tanto gas, curioso tanto di. tutto. Quindi se andiamo in giro è purtroppo grazie a loro. Quindi questa è la vera Va verità. bene, Va bene, grazie. dai, ci A presto. sentiamo. Ciao a Ciao. tutti.